Per creare questa porta confetti avete bisogno di un computer collegato a internet o eventualmente scaricate il programma costicnc.it centimetri 5 e costicnc.it cm5 e svg5. E questa macchina taglia polistirolo costicnc. Questa vi serve per poter cominciare. Per preparare la scritta, vi ho detto che deve avere una connessione internet o almeno scaricate le pagine da internet CM5 e SVG5. Io adesso sono connettato a internet e uso internet per lavorare online. Deci, la stessa cosa si può fare anche con telefono. Un prossimo video faccio guardare come si fa con telefono e vado prima a costicnc.it slash svg5, ok, e da qui deve scegliere un font, deve caricare un font. Io ce l'ho trovato un font da pagina bfonts.com, Thunderbolt Script Font, però potete caricare che font volete voi, e lo scarico da pagina da download. Lo scarichiamo e dopo lo prendiamo con il nostro programma. Deci save, mostra nella cartella e facciamo disk clic destra per extract all, perché lui è zippato, extract. E qui abbiamo due file in quale prendiamo uno da loro, prendiamo questa primo con il nostro programma e ciò chiudo. Deci vedete che quando dopo che decomprimati cartella sarà due cartelle, una comprimata e una decomprimata, usate quella decomprimata, ok. Deci vado in programma SVG5, questo così, da qui scegli file, andiamo in Downloads e prendiamo prima Thunder Demo, Open. Vedete? E qua deve apparire questa scritta che significa che è Download Font. Adesso facciamo una scritta qui, scriviamo un nome, diciamo mi. Così, e facciamo insert text e risulta qua la nostra scritta. Prendiamo primo M e la spostiamo in modo che lasciamo un po' di spazio, un giro per quando facciamo contorno per avere spazio, e dopo da font space, da questo cursore, facciamo destra sinistra per spostare le lettere. E se non è sufficiente, le tiriamo un po' con mouse. Deci mi fa e l a. Dopo queste fatte, facciamo clone e con il cursore della font stroke facciamo il bordino abbastanza grosso, così la facciamo grossetto così. E questa adesso lo salviamo come base, deci anche scrivo base, deci base save. E altra scritta deve essere porta confetti, praticamente quella che mettiamo confetti dentro. Per questa deve trascinare qualche linea. Facciamo clic a linee, così. Facciamo una linea qui. E per rimanere la linea deve fare linee put, altrimenti la linea sparisce, non rimane lì. Vedete, ogni volta quando metto altra linea lì sparisce. Deci io se metto qua linea e faccio linee put, linea rimane lì, vedete, non mai sparisce. Deve fare anche qui una linea per entrare dentro, linea put,
anche ai le ne put a e l a, queste sono collegate. Adesso facciamo clic a linea color qua e linea diventa nera. Deve unire queste neri insule cu bordino nero. Deci a così facciamo linea put e facciamo linea put e a così facciamo linea put. Adesso salviamo questa scritta top.png, diciamo e diamo un nome come scritta adesso, deci scritta. Le dimensioni, deci costicnc.it, costicnc.it, cm5, così, e scegliamo seconda file scritta, così. Facciamo la stessa cosa anche qua, 50 cm, calcolata, e 20 cm sau 18 quanto era, per questo vi avevo detto che lasciate scritta per vedere quanto è misura per essere uguale, deci 18, non 20, 18, calcolata. E la scritta è 17,98, per questa possiamo dare cursore con freccia un po' a destra per fare quasi uguale cum era questa, 18,05, deci praticamente è uguale. O 17,98 sono quasi uguali, deci anche se non faceva era bene. Deci salviamo questa G-code come scritta, diciamo, scritta, save, ok. Deci carichiamo seconda file, luat file, open local file, e in questo caso scritta NC, vedete, apare cu vuoto dentro. E mettiamo il polistirolo. Così. E sento mașină. Sento mașină. E lei comincia a tagliare, come vedete, lei comincia a tagliare. Mettiamo un po' questa per si vedere più bene. Sì.